Buongiorno a tutti per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Elisa, sono una fisioterapista osteopata e in questo canale parlo fondamentalmente di fisioterapia, osteopatia, stile di vita, benessere, eccetera, eccetera. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, che avrete già visto nella thumbnail, vi invito a iscrivervi al canale se è un genere di video che vi interessa. Di cliccare sulla campanella se volete che vi venga notificato ogni volta che faccio un nuovo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e di condividerlo se conoscete qualcuno a cui può essere utile. E partiamo subito con il video. Benissimo, l'argomento di oggi andiamo a parlare di contropatia femorotulea. E chi ce l'ha sa bene che cos'è, però in realtà a volte si trova questo scritto sul referto delle risonanze del ginocchio, non si sa bene di che cosa si tratta. Allora, parliamo di condropatia femorotulea come una patologia della cartilagine. La cartilagine è il tessuto che si trova sopra le superfici di scivolamento a livello articolare. Nel caso della condropatia femorotulea c'è una degenerazione della cartilagine che si trova all'interno del ginocchio tra il femore e la rotula. Adesso vi metto qua un'immagine in cui si vede la superficie di scivolamento, che è la parte del condilo e la parte della rotula. E questa può essere dovuta a una serie di fattori, un po' appunto dovuto all'invecchiamento, perché si sa bene che la cartilagine tende a degenerare con l'andare avanti degli anni, perché anche solo 100 anni fa l'aspettativa di vita non era alta come quella di adesso, per cui il nostro corpo non si è evoluto abbastanza velocemente rispetto a quanto si è allungata l'aspettativa di vita. Benissimo, siamo tutti contenti di vivere a lungo, però con sé ci portiamo una serie di patologie degenerative. La contropatia femorotulea però non è solo una patologia dell'età avanzata, anzi molto spesso ci sono ragazze e giovani, molto più frequentemente, che ne soffrono. E questo può essere dovuto anche a un disallineamento tra la rotula e il femore, e succede più frequentemente nelle donne. Questo non vuol dire che non succeda negli uomini, ma succede più frequentemente nelle donne, per una questione anatomica di fatto che le donne hanno tendenzialmente il bacino più largo e quindi hanno tendenzialmente un angolo Q, vi faccio vedere qua, un pochino più accentuato. Questo vuol dire che l'asse di trazione del quadricipite dà uno stimolo che a lungo andare può andare ad alterare la cartilagine perché non è perfettamente allineato. Infatti, non ho detto prima che la rotula è un osso che si trova all'interno del tendine quadricipitale o tendine rotuleo, che da sopra il ginocchio, quindi da dove c'è il quadricipite, il tendine rotuleo ingloba la rotula e va a inserirsi a livello della tibia, della tuberosità tibiale. E la rotula infatti serve per migliorare il momento di forza del quadricipite, quindi permettere di avere un momento favorevole e quindi facilitare l'azione del quadricipite. Questo vuol dire che il compito principale della rotula è quello di scivolare su e giù insieme al tendine quadricipitale. E capite che se non scivola dritta ma scivola storta, ci sarà una parte che a lungo andare degenera. Ed è questo il motivo per cui molto spesso le persone giovani ne possono soffrire. Oltre a un disallineamento rotuleo e un'età che è avanzata, cosa può essere anche un fattore predisponente? Infiammazioni, come sempre, perché comunque l'infiammazione porta a degenerazione. Può esserci ovviamente un qualcosa di traumatico che va a lesionare la cartilagine o che va a lesionare la rotula, il femore, il tendine o qualunque cosa per cui crea poi un disallineamento, oppure possono esserci problematiche come obesità o infiammazione a livello di strutture come cartilagini, eccetera, eccetera. Ci sono ovviamente diversi gradi di gravità che vanno da 0, cartilagine sanissima, a 4, che è la peggiore situazione. E con questi gradi di gravità si definisce la gravità della patologia.
E da che cosa caratterizzata la contropatia? Da dolore, sicuramente, gonfiore e limitazione articolare, cioè l'impossibilità di raggiungere determinati gradi articolari. Il dolore principale compare soprattutto salendo e scendendo le scale, anzi soprattutto scendendo, ed è una domanda che si fa sempre quando c'è del dolore al ginocchio, perché è una delle cose che ci fa, quando sappiamo che c'è il dolore prevalentemente facendo le scale, soprattutto scendendo, io spesso sono già andata nella direzione del potrebbe essere una contropatia. Poi da lì bisogna fare tutta una diagnosi differenziale, però questa è una delle caratteristiche. Oppure stare fermi a lungo. Quindi per esempio seduti a lungo, in piedi a lungo. E queste sono le caratteristiche principali del dolore nelle fasi iniziali della contropatia. Nelle fasi finali è un dolore abbastanza costante, soprattutto al carico o al movimento. Chiaramente anche dolore durante l'attività sportiva. Allora, cosa si può fare nel caso di una persona con una contropatia? Allora, innanzitutto, appunto, come sempre, andare a vedere con il medico, di lavorare sul dolore e sullo stile di vita per cercare di limitare tutto quello che può creare ulteriore danno, e poi si può aiutare sempre un po' con la fisioterapia. Un po' per migliorare i rapporti articolari, quindi vedere se c'è una qualche articolazione subussata che poi va a creare altri problemi, guardare a livello di caviglia e di anca e di tutto quello che sta sopra e sta sotto, per vedere se ci sono disallineamenti, quindi cercare di migliorare la fisiologia articolare, lavorare a livello di muscolatura per cercare di riequilibrare le tensioni, quindi lavorare più su adduttori, abduttori, quadricipiti, eccetera, eccetera, per cercare di migliorare la situazione. Può aiutare un tape se il problema è il riallineamento, per cercare di allineare la rotula, soprattutto per fare diagnosi differenziali su quali sono i muscoli da allenare, e vi lascio qui in descrizione un video sui tape. Si può lavorare a livello di propriocezione, quindi per aiutare la muscolatura ad essere più efficace, efficiente e coordinata, e vi lascio anche qui il video sulla propriocezione. È prevenibile? Allora, prevenibile sì, nel senso che un corretto allineamento, una corretta funzionalità del piede, del ginocchio, dell'anca, del bacino, della schiena, eccetera, eccetera, una corretta forza muscolare, quindi controllare che la muscolatura sia simmetrica e sia ugualmente funzionale, quindi sia mediale che laterale. Se c'è stato un intervento, controllare che non ci siano dei muscoli inibiti o dei muscoli in spasmo, assolutamente sì. Se ci sono delle alterazioni funzionali di allineamento dovute alla struttura, molto importanti, il lavoro di prevenzione è più sullo stile di vita. Benissimo, grazie per aver visto il video di oggi. Vi ricordo di scrivere nei commenti qualunque consiglio, qualunque cosa volete dire, qualunque opinione, sempre ben accetta. Ricordo che se invece volete contattarmi, questi sono i miei social. E vi ringrazio per essere stati con me fino all'infondo. Vi auguro una buona settimana.